lo scopo di divertirci facendo teatro, strappando un sorriso assolutamente alle persone, ai nostri amici, parenti e alla società che ci viene in genere a vedere, e con lo scopo nobile di fare della beneficenza. Avere un teatro come il Cineteatro Roma ci dà la possibilità di allargare un po' i nostri orizzonti e farci conoscere e dare maggiore anche visibilità a questa associazione che stiamo cercando di supportare, quale appunto l'Associazione delle Leucemie e dei Tumori per l'Infanzia. Lo spettacolo è uno spettacolo molto divertente che abbiamo scelto infatti tra tanti insieme agli altri componenti della compagnia, che ci dà appunto la possibilità di far divertire, diciamo, il nostro pubblico. E come si può intuire dal titolo, si parla di un funerale che deve essere chiaramente ossequiato all'interno di un'agenzia, con dei risvolti, diciamo, con dei risvolti abbastanza comici, gradevoli, che diciamo investono un po' tutti i personaggi in maniera abbastanza trasversale dello spettacolo, appunto. Fortunato è un impresario funebre, ormai vicino alla pensione, e si ritrova in casa, quindi a lavorare con la figlia e il genero, che è Felice, interpretato appunto da Alessandro. Si innescano tutta una serie, è un tipo un po', come dire, all'antica, che contrasta molto con l'innovazione che invece il genere vuole portare nell'agenzia. Da qui nascono tutta una serie di situazioni che poi portano la trama a svilupparsi anche con degli aspetti un po' inaspettati. Lo facciamo da 10 anni ormai. La compagnia Attori di Che è nata 10 anni fa volendo coniugare due aspetti: la passione per il teatro, che la voglia di recitare, di mettersi in gioco, che anima tutti noi. E la seconda componente, che è invece la voglia, come poco fa diceva appunto Alessandro, di fare qualcosa per gli altri, dare il nostro contributo. Noi diciamo sempre, tramite un sorriso, a chi non ha motivi per sorridere. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato dello spettacolo interamente all'Associazione Siciliana Leucemie e Tumori per l'Infanzia, e per noi è un grosso impegno, chiaramente, perché sì, è la prima volta, come si diceva poco fa, che ci esibiamo in un teatro vero, e ringraziamo la famiglia Pace per ospitarci qua al Teatro Roma. Noi veniamo da 10 anni di spettacoli fatti con, devo dire, anche con un certo Con un discreto seguito, con successo, discreto certo. successo nel nostro piccolo, però fatti nell'ambito parrocchiale. Adesso per noi questo è un salto di qualità, è anche una bella sfida. Sono alla terza generazione, spero che i miei figli riescano anche ad andare con la quarta generazione, anche se i tempi sono difficili per il teatro, per il cinema, bisogna avere un poco pure di fortuna in questo settore, non è molto facile. Mi sto avvalendo un poco di questi, diciamo, attori un poco improvvisati, attori, diciamo, per mandare avanti anche questo spettacolo, questi spettacoli. In programma abbiamo una campagna di abbonamenti con personaggi, diciamo, di un certo spessore, e speriamo sempre che il pubblico, il cittadino di Bagheria si svegli per dare la possibilità a noi di continuare.